Allora, amici, le vacanze sono alle porte, molti di voi si stanno preparando per andare nelle più belle spiagge italiane. Il mio appello è quello di tenere gli occhi bene aperti in modo da sapere come comportarvi qualora vi dovesse accadere quello che è successo a me poche ore fa. Facevo il bagno con mia nipotina di un anno e mezzo sul bagnasciuga, passa di fianco a me un ragazzo che con il telefonino in mano, tac, scatta una fotografia a mia nipotina. Va avanti qualche metro e scatta altre due o tre fotografie ad altri ragazzini che facevano il bagno da quelle parti. Allora io cosa ho fatto? Invece di inveire contro di lui e dare, diciamo, libero sfogo a quella che era sinceramente la mia primaria pulsione, perché non posso vedere persone sconosciuti che fotografano bambini così senza nessun tipo di ragione, ho preso e ho cominciato a seguirlo. Nel frattempo ho contattato il 113 e poi anche la municipale, che devo assolutamente ringraziare. Qui a Pesaro sono stati di una precisione, di una tempestività chirurgica. In pochi minuti lo hanno identificato, mi hanno ricontattato per il riconoscimento al volo, mi sono recato sul posto, che era lì a pochi metri, ho appunto confermato che era proprio lui il personaggio, gli hanno immediatamente sequestrato il telefonino, controllato, c'era del materiale fotografico, video, adesso sarà stato sicuramente tradotto all'interno della questura per i dovuti accertamenti, quindi ringrazio le forze dell'ordine perché sono state veramente eccezionali.